Eccoci, sei contento di essere tornato come protagonista in un gioco principale? Ma allora, sono sicuramente contento in un certo senso di tornare ad avere un ruolo predominante all'interno del brand anche dalla prospettiva del videogioco. Visto che comunque da Pokémon Giallo in poi, parliamoci chiaro, non è che i fan non mi abbiano cagato più di tanto all'interno del videogioco, questo chiaramente. Se non magari per farsi il Raichu Alola in settima generazione, ma per quanto riguarda Pikachu in sé, nessuno mi ha mai utilizzato all'interno di una squadra, ecco. Comunque mi fa sicuramente piacere poter rivivere le mie avventure di 20 anni fa da protagonista e con una grafica totalmente rinnovata rispetto a quella in cui io ho vissuto i miei anni più splendidi. Bianco e nero, pixel, sprite brutti, insomma, ci siamo capiti bene o male. Mettiamolo un po' così. Sono contento di essere tornato ad avere una valenza, anche se vogliamo simbolica, all'interno dei nuovi giochi. Questo sicuramente sì. Cosa ne pensi dell'introduzione della meccanica di Pokémon Go nella serie principale? Ho saputo di questa innovazione, anche se di innovazione forse non si può propriamente parlare, perché stiamo parlando di una meccanica già esistente in un altro gioco, implementata in quella che è la serie principale, quindi non si può parlare in maniera chiara di una nuova meccanica, però ho saputo e penso che potrebbero ancora non aver mostrato tutto e che forse etichettarla in questo momento, dopo i pochi minuti in cui abbiamo visto questa funzionalità, sia sbagliato, perché noi non sappiamo, alla luce di quanto ci è stato rivelato, se c'è dell'altro dietro questa meccanica o comunque in generale come funzionerà verso Pokémon più importanti, penso ai leggendari. Insomma, questa meccanica chiaramente in questo momento potrebbe non entusiasmare, ma criticare fin da subito, a prescindere in maniera assoluta e non relativa a quello che è stato rivelato, la meccanica a cui stiamo assistendo, secondo me è sbagliato. E in questo momento avere un'opinione che non sia profondamente soggettiva e relativa penso che sia impossibile. Che rapporti hai con la nuova mascotte del brand Pokémon, Eevee? Ma guarda, io e lui ci conosciamo da circa 20 anni, diciamo da quando è uscito Pokémon Giallo, ecco. E i nostri rapporti sono sempre stati comunque dei rapporti positivi. Negli ultimi tempi si è sempre più palesato, questo riavvicinamento tra me e Eevee, che ha le sue radici profonde in Pokémon Giallo. E alla fine Eevee ha ottenuto il mio stesso status di mascotte, che sicuramente Eevee sarà in grado di sostenere. Questo è sicuro. E comunque i rapporti tra me e Eevee rimarranno positivi, nonostante quella che potremmo definire una competizione a livello di fama, magari. E nonostante i nostri percorsi, anche evolutivi, se vogliamo metterla su un piano metaforico, abbiano preso strade completamente differenti. Ora che siete allo stesso livello, pensi che ci sia un po' di invidia tra di voi? No, assolutamente no. Invidia, no. Certo, essere l'unica mascotte all'interno del brand aveva tutto un suo fascino, però sarò sincero, aveva anche un suo peso. Io sono contento che nei nuovi titoli si sia dato spazio anche a Eevee, non solo perché è uno dei Pokémon più amati all'interno del brand e quindi sicuramente è in grado di reggere il peso anche mediatico di questa scelta di Game Freak, ma soprattutto perché alla fin fine l'unica mascotte che ero io in alcuni casi si è quasi trasformata in un Pokémon contro cui accanirsi. Diciamo che sono stato spammato, fra tante virgolette, talmente tante volte che a una certa la cosa ha provocato un po' di astio. A proposito, ultimamente ci sono state tante critiche nei tuoi confronti, le hai sentite? Eh sì, purtroppo, come dicevo prima, ultimamente ho notato che in tanti hanno manifestato nei miei confronti un sentimento quasi di insofferenza, se non pure di odio a volte. Per dire, quando venne rivelato Mimikyu, ad esempio, il web è impazzito. Il web è impazzito, cioè c'erano commenti negativi nei miei confronti ovunque. Un po' come se Pikachu avesse stufato.
personalmente, cioè, io credo che la maggior parte di chi si pone con questo atteggiamento sia, come dire, ecco, voglia porsi come alternativo del gruppo, no? C'è questa idea che i fan Pokémon tutti amano Pikachu, e quindi io che voglio fingermi alternativo, che voglio credere a me stesso di essere alternativo, mi accanisco contro il Pokémon che per logica dovrebbe essere il più apprezzato di tutti, quando in realtà poi queste persone, paradossalmente probabilmente, non fanno altro che aderire a un pensiero che alla fin fine risulta essere comune come procedimento inverso per andare contro una presunta tendenza, diventando tendenza a sua volta, il che, nonostante sia un paradosso, è verissimo. Certo, quello che è vero è che probabilmente ci sono Pokémon migliori di me, e non sono qui a dire che Pikachu e che io sia il miglior Pokémon di sempre. E sappiamo che non è vero, ci sono stati tanti concept che mi hanno superato, ma anche lo stesso Eevee, ad esempio. Facciamo un esempio, Eevee è un concept studiato sicuramente meglio di quello di Pikachu. Più che studiato, complesso, mettiamola un po' come si vuole. Però credo che lamentarsi della qualità della prima generazione sia un po' come lamentarsi del fatto che le prime televisioni fossero in bianco e nero. Cioè, mi spiego meglio. È chiaro che, essendo la prima generazione quella dei capostipiti, è ovvio che poi siamo stati superati. Perché Game Freak ha avuto 20 anni per superare se stessa nella creazione dei Pokémon. E quindi ci sta. Ci sta, è normale, ma da qui ad arrivare all'odio, secondo me ce ne vuole. Io credo che a volte sia più il fastidio di vedermi ovunque, piuttosto che il mio essere effettivamente quello che sono, ad attirare quello che poi sfocia nell'odio più totale contro la figura di Pikachu. Un'ultima domanda. In molti si sono lamentati della presenza della sola prima generazione in Pokémon Let's Go Pikachu. Commenti? Sì, posso capire. Posso capire la delusione. Posso capire la delusione di molti. Perché, come dicevo prima, forse la prima generazione non ha in assoluto i migliori Pokémon. E magari da questi giochi sono stati esclusi Pokémon molto meritevoli. Forse ci si aspettava un gioco diverso. E può starci anche questo. Però stiamo comunque parlando di un remake, eh? Cioè, stiamo parlando di un remake di un gioco. E quindi mi sarei stupito del contrario, mi sarei stupito se in un remake di Kanto, a Kanto ci fossero stati Pokémon Yoto, Sinnoh, Hoenn. Nel 2019, cioè quando uscirà la nuova generazione, ne vedremo delle belle. Per ora stiamo vivendo un revival della prima generazione. E quindi, piuttosto che lamentarsi della presenza della sola prima generazione, quello che uno può fare e lamentarsi della presenza del gioco stesso. Però anche lì, attenzione, perché è chiaro che forse fare una nuova generazione, un'ottava generazione, a due soli anni dalla settima, era uno spreco di idee. E questo gioco in questo momento potrebbe avere un suo perché, secondo me.